Ciao, sono Federica Balboni, pivot numero 9. A quanti anni hai iniziato a giocare? Allora, più o meno ho cominciato in quinta elementare, quindi quando avevo 9-10 anni. Te ne sei pentita? No, assolutamente, lo rifarei altre 1000 Quali sono i tuoi punti forti in campo? volte. Allora, essendo una giocatrice molto giovane, di punti forti. Ovviamente essendo un pivot sono più forte da sotto canestro e sto amplificando il mio tiro da tre, ci sto lavorando e basta, credo, basta. Quindi gli aspetti in cui vuoi migliorare sono il Sono tiro da il tre. tiro da tre e palleggiare con la mano sinistra, perché ovviamente sono destra. E quindi il tiro da sotto con la mano sinistra, che sto cercando di migliorare ogni giorno, con Giacomo che mi sghida da dietro perché vuole che tiri di sinistra sotto, giustamente. Giocatrice è tua sorella? Allora, io e lei abbiamo 5 anni di differenza, anche lei è Lei? molto, Più giovane? sì, più giovane, ha 13 anni, e anche lei è molto alta, giustamente. E è un pivot anche lei. E anche lei come me, sta cercando di migliorare il suo tiro da tre e ci sta riuscendo. E quando ti batterai uno contro Spero per lei, il prima possibile, le auguro di diventare più forte di me, però per adesso sono più forte Ok, natura o tecnologia? io. Natura. Scienza o arte? Scienze. Biondi o Muori tutta la vita. Perché sei in questa squadra? Allora, inizialmente io giocavo nella Nazareno, la società Nazareno Carpi, e ho fatto tutte le mie giovanili in quella squadra lì fino a 3 anni fa, che purtroppo per la mia annata la squadra non c'era più, quindi mi hanno trasferito, tra virgolette, a Cavezzo, perché la società Cavezzo Nazareno sono unite, quindi mi hanno trasferito a Cavezzo e da lì ho iniziato a fare le giovanili under 15. Poi ho fatto under 18 e under 19 e alla fine ho fatto Serie B. Quindi da qui è iniziata la mia esperienza Cavezzo con Giacomo. Perché le piove ti chiamano Queen? Oddio, questa è una brutta domanda. È segreta. No, dai, però ci rispondo. Allora, praticamente è iniziato tutto da un tiro da tre, se non ricordo male, che Mattia Biani ha commentato su Facebook chiamandomi la Queen. E quindi da lì, dato che sono la più piccola della squadra, mi prendono sempre in giro chiamandomi Queen, e soprattutto perché porto molti anelli e bracciali, e quindi come la regina che porto tanti gioielli. Quindi da quel giorno lì, tutti i giorni, ciao Queen, così. È E con stata chi dura. di loro ti trovi meglio? E allora mi trovo bene con tutte, però con quella con cui ho legato di più. Le due con cui ho legato di più sono l'Alice Bellodi, mi trovo molto bene, avendo un anno di differenza, no, 2 anni di differenza, e Ilaria Bernardoni, che anche con lei mi sono trovata molto bene, quando ho bisogno, qualche difficoltà in campo, vado da lei. Però anche tecnicamente parlando vado da Eleonora Costi perché abbiamo lo stesso ruolo. Umanamente parlando, penso da Ilaria Bernardoni. E che squadra siete tecnicamente e tatticamente? Allora, tecnicamente parlando, siamo una squadra molto giovane, con tre che sono tornate da un infortunio pesante, abbiamo tanto da imparare e tanto a migliorare, però secondo me i risultati si stanno vedendo, soprattutto per quanto riguarda le più piccole, tipo io, l'Alice Melloni, Alice Bellodi, stiamo cercando di migliorare tante cose. Obiettivi stagionali dell'Acetum? Beh, vincere il campionato, cercare di arrivare ai playoff come al solito, sperando di non andare in Sardegna, e no, però sperando quest'anno di riuscire a superare questi maledetti playoff che da 2 anni che non riusciamo a superare, però per adesso pensiamo a vincere il campionato e per adesso
queste tre partite sono andate bene. E riempire il palazzo rientra tra questi obiettivi? Certo, assolutamente, soprattutto quello di Giacomo, riempire il palazzo. No, beh, certo, più tifo abbiamo, meglio, eh. Cioè, ci dà carica. Ecco. E un saluto ai tifosi? Va bene, ciao a tutti, veniteci a vedere sabato, questo sabato alle 8:30 e un bacio, ciao.